Praticamente abbiamo Esper Midrange 65 deck 31,4% del field. Però Sconvoke, che secondo me in questo momento è il mazzo che io avrei portato al Pro Tour, avrei sicuramente portato al Pro Tour Boros Sconvoke. Se io fossi stato al Pro Tour, avrei portato Boros Sconvoke. Ma facile proprio, perché un mazzo semplice a giocare, non ti stanchi a giocarlo e sta messo bene completamente tutto. L'unico mazzo nuovo, tra virgolette, è questo Temur, che non so nemmeno se è un mazzo completamente nuovo, For Color Legend. Sì, più o meno, con Slogur, però siamo lì. Niente, la nuova espansione non esiste. Alchemy, vai di Boros Convoke. Non è... per la vostra, diciamo, non felicità, che poi non ho capito, e questa cosa io vorrei tanto qualcuno me la spiegasse. Perché voi volete per forza vedere la gente che gioca le carte nuove? Ma chi se ne frega? Cioè, è importante vincere, non vedere le carte nuove. Bisogna vincere le partite, non vedere le carte nuove. Se volete vedere le cose nuove, andate al cinema. Che ve ne frega delle carte nuove? Ma che stiamo a giocare? Questo è un gioco serio, non è un gioco di vedere i disegni. Ragazzi, se volete vedere cose nuove, andate al cinema. Su Magic si giocano le cose che vincono. E lo standard è troppo forte, quindi le carte nuove non entrano. Non sono... Il power level ormai è troppo alto, quindi lo standard va visto come un formato eterno. Se volete vedere cose nuove, andate al cinema. Di Allegriana in faccia, cioè io non sono un Allegriano, però oggettivamente bisogna vincere. Che vi frega delle carte nuove? Se i pro non le giocano è perché fanno cagare, cioè questa è la realtà. Sì, saranno ovviamente Rest in Peace, sarà molto presente inside. C'è Pest Control che è entrato in Esper Midrange, però cioè, siamo lì perché? Perché c'è Domain, c'è Convoke. Sì, ok, non comune entrata. E il resto c'è addirittura sparito Ban Toxic, va bene. Rest in peace in tutte le side, come anche Pest Control, in tutte le side, perché c'è Boros Convoke. Jace, Tiny Bones in pochissime copie. 32 copie, cioè quindi significa negli Esper Mid in 2x più o meno sarà. Poca roba, non ha inciso tantissimo. In Boros Convoke è entrata Pixie, ovviamente le Fastlane, ma quello è ovvio. E poi qui vogliono far credere che le carte nuove sono giocate, ma non è vero. Sono giocate. Beh, interessante che comunque la terra, Pest Control e Rest in Peace. Poi c'è il Duelist of Mind che sarà entrato in Esper. La terra, ok. Three Step Ahead, ok. Questo, ok, quell'altro lì. Lo Show Off. Sì, più o meno, sì. Qua saranno a vedere le liste. Quando ci saranno le liste, saranno a vedere le liste. Lì avremo delle sorprese. Se le avremo. Qui avremo delle sorprese nelle liste, però sono, cioè, ragazzi, sono quanti, cioè, sono 2 anni di fila, un anno e mezzo di fila. Si vende un anno pieno. Esper Midrange è l'archetipo più rappresentato. Boros Convoke nero certo, perché era fortissimo prima. Con le Fastland è normale che diventa ancora più forte un archetipo del genere. Ero sicuro di Boros Convoke io. Ero molto sicuro di Boros Convoke. E basta, Domain, Azorius Control. Il meta è questo. Commenteremo le liste comunque. Domani, quello che sarà, commenteremo le liste. Quando usciranno le liste le commentiamo. Volentieri, senza problemi, ma... Se mi gira faccio pure un po' di coverage. Il Pro Tour, visto che non hanno messo nessun italiano come commento ufficiale, quindi... Se sono in live mentre c'è il Pro Tour, un po' di coverage lo faccio. Magari chiamo anche Rugicus, facciamo un commento in due, adesso vediamo. Però...
è che non mi hypa molto un Pro Tour su un formato che comunque sta ruotando, cioè il 30 luglio comunque cambia completamente. Quindi anche a livello di, sai, stiamo commentando un meta che in qualche modo tra un po' non esisterà mai più, finalmente. Monored è presente, 3-9, anche questo Rakdos da vedere con Inti e il Forsaken. Questo sono curioso di vedere queste liste. Alcune liste mi incuriosiscono molto, e altre per nulla. Cioè, mi sono scocciato di vedere Esper, onestamente. Sono veramente scocciato di vedere Esper mid. Sono scocciatissimo. Monored, credo che in questo momento, se non fosse così lungo, cioè il... Se non fosse così lungo il formato non sarebbe così forte, perché credo che Kumano faccia tantissimo su Monored. E infatti qua come keycard ti mette Kumano e ti mette Lightning Strike. Vediamo un po' le keycard che ci mettono, giusto per curiosità. Esper mid, Go for the Torte, Raffin o Raffine, che ancora devo capire come si pronuncia, ma credo Raffin. Poros Convoke, chiaramente il cavaliere che fa Convoke e l'enable per la strategia spacca artefatto, faccio token. Rage è l'analista per il Temur Analyst. Porco Rollegio, qui c'è. Questo è quello con Slowquirk, e quindi di conseguenza c'è Slowquirk, e questo Rathstain che è la carta nuova espansione. Domain Ramp, chiaramente Herd Migration e Line Binding. Azorius Control come carta chiave, quindi fra le più giocate io suppongo sia quello il senso di metterle, cioè Steps Ahead. Ymir Mid, Make Disappear, Deep Cavern Bat. Entra il Forsaken Miner nelle carte principali di Rakdos Aggro. Kumano, Lightning Strike, ovvio. Glissa, Dreadnought, non cambia nulla. Emerald Delage, Deadly Cover Up, Ymir Control. E poi una serie infinita di Other. Vediamo qualche Other particolare. Sono curioso. Gruul Agro, Hordes of Bronco. Questo secondo me è interessante. Portato da due persone. È interessante. Sono curioso di vedere la lista. Ah, che bello il mono blu calderone. Il mono blu calderone. Poros Prowess, Ultai Mid, Tremor Calamity, Esper Animator. Mono Black Blood Letter. Mi aspettavo un po' di più di Mazzo Combo. Un eroe l'ha portato. Faremo il tifo per lui. Scopriremo chi è. Rakdos Mid. Questo è, ragazzi, il meta del Pro Tour. Sì, diciamo che sì, due liste portate. Ecco, se dovesse vincere il mazzo con Bronco, Bronco scoppia di prezzo. Anche perché Bronco si gioca anche in Esper, perché ho visto qui un po' di copie. E questo è. Nel Fireball cosa porta? Non ne ho idea, però boh. Non ho idea di cosa porti Channel Fireball, però. Troppo investimento. Mi ricordo anche il consiglio del top investimento su Kaia, però. Non sembra bene. Pararne 10 non la becchi. Comunque, questo è interessante. Diciamo, primo sguardo interessante. Usciranno anche le liste. Commenteremo anche le liste.